Salve a tutti ragazzi, bentornati su Quidditch Server con la nostra rubrica dedicata alle Nebs da tutto il mondo. Siamo gli unici al mondo che fanno queste news. Sì, ormai i notiziari non esistono più. Tu accendi la TV e invece di andare su canale 5 Italia 1 vai su YouTube. Non è vero che siamo gli unici a fare i notiziari. Li fanno i Player Inside, li fa Breaking Italy. Quanti li fanno male come noi? Nessuno. Siamo gli unici, quindi siamo a posto. Allora Leggiamo. Uno studio elimina la correlazione tra giochi e violenza. Beh, meno male. Allora, lo psicologo Christopher Ferguson, ex dipendente Ubisoft, è riuscito a dimostrare che la violenza non può essere stimolata dai videogiochi. Per dimostrarlo ha analizzato con la sua squadra di ricercatori il tasso di criminalità. È un Mustelide particolarmente incline al crimine. Puoi finire, non lo capiscono che il tasso è un Mustelide. Ok, rispetto ai materiali distribuiti dal 1920 al 2005, è emerso che al contrario, più i media trasmettono violenza, meno si manifesta nei comportamenti umani. Dio lo benedica quest'uomo. Una piccola nota interessante è che lo studio suggerisce che giochi, come le altre forme di intrattenimento, distraggono l'individuo dai veri problemi, come la diseguaglianza sociale o la povertà, rendendolo quindi meno coinvolto socialmente. Grazie a Mirko Vitamia. È una cosa bella, è una cosa bella. Questo addirittura dal 1920, proprio dall'avvento di quella che è stata la socialità. Sì. Ha iniziato a fare questo studio. Non ho idea di come cazzo abbia fatto, però va benissimo. Se nel 2005, diciamo, sono iniziati i veri problemi per quelli che sono poi i gioconi, no? Come sì. GTA, eccetera, eccetera. Questo studio dovrebbe in qualche modo scagionarli, anche se sfido io a qualsiasi altro psicologo o qualsiasi altro giornalista a dire la stessa cosa. In realtà so che si sta tenendo uno studio parallelo a Cambridge. Lo studio è questo: quasi in tutte le case di un omicida si può trovare una copia di un videogame, quindi di un Call of Duty o di GTA. Molto interessante anche lo studio dell'università di Pavia, che però sta decretando che in tutte le case ci sono i calendari e che quindi chiunque utilizzi il calendario molto probabilmente ucciderà. Quindi sono due studi molto molto simili. Un po' come la logica, no? Sì. Molti universitari studieranno logica, fanno questa cosa qua, no? Esatto. Il camino fuma, mia mamma fuma, mia mamma è un camino. È così che funziona. Però, la logica è vero. Vabbè. Però, infatti mia madre si chiama Catherine con la K, come il cammino. Vabbè, ragazzi, si va avanti. Andiamo avanti con la seconda, prego, leggi la seconda notizia. Allora, botta e risposta fra Origin e Valve. Valve, questo sconosciuto. C'è uno scontro tra Origin e Valve? Strano. Qualche giorno fa, nel corso dell'ultimo CES, l'amministratore del CES, va bene, te lo leggo in inglese. L'amministratore delegato di Origin aveva attaccato Valve sostenendo come le Steam Machines siano morte e non abbiano alcuna ragione di esistere. Ancora nemmeno nascono. Ancora neanche nascono. La società di Gabe Newell non si è naturalmente trovata d'accordo, dando appuntamento a tutti i fan, e lo diamo anche noi, il 2 marzo al GDC 2015, che è diverso dal CES, e dichiarando che i suddetti PC da salotto saranno presenti in maniera massiccia nei prossimi anni. Attenzione, è una nota del redattore. Le dichiarazioni di Origin appaiono di sicuro sotto tutt'altra luce se si considera che anche loro hanno un prototipo pronto al lancio che corrisponde al nome di Omega. Attenzione, questa è un'altra notizia che non sapevamo. Grazie a Michelangelo Freiri con la I. Vabbè, grazie Michelangelo. Questa notizia è interessante perché si torna a parlare finalmente delle famigerate Steam Machines, queste console che dovrebbero essere una sorta di ponte tra quello che è il videogame da PC e il videogame da console. Sì, è una cosa di cui ne avevamo già discusso tempo addietro sul primo canale e c'eravamo molto interessati a questa faccenda, almeno prima di provare delle console che simulavano poi bene la trasmissione, diciamo così, dal nostro PC, quindi in camera, fino alla nostra televisione in salotto. In effetti, ora con la prospettiva dello streaming dei giochi da server, questa roba qui comincia a perdere un po' del suo senso
originario. Forse lo acquista per noi italiani, che siamo gli unici stronzi di tutta la palla fottuta chiamata Terra a non poter usufruire di una connessione abbastanza performante da permetterci di ciucciare giochi direttamente da un server dislocato in Arizona. E brutto. È brutto perché è così, eh. Ne abbiamo parlato con PlayStation Now. Tutti potevano giocare da casa tranne gli stronzoni italiani, perché non avevano una connessione adeguata. E non hanno tuttora una connessione. Non è che sono passati secoli, sì. È passato un mesetto. Quindi, ragazzi, siamo sempre contrariati. Contrariati e contriti. Però bisogna dire che questa cosa delle Steam Machines per noi italiani è una cosa buona. Ovviamente al lancio falliranno, perché le compreranno solo gli italiani. E quali italiani? Gli italiani che usano il PC, che sono già pochi, e quelli che hanno i soldi per permettersi la console. Quindi venderanno 4 copie, di cui 2 nostre, e non uscirà mai un cazzo di esclusivo per queste console. Purtroppo sarà così. Comunque abbiamo terminato anche questa professionalissima puntata, sì, di Nebs. Speriamo vi sia piaciuto un po' più degli altri. Siamo stati più tranquilli. È stata bellissima sta puntata. Non abbiamo nominato Ubisoft, non abbiamo nominato Nintendo, non abbiamo nominato neanche Halo. Cioè non abbiamo detto nulla di fastidioso. Ho forse nominato, che ne so, un gioco fan. No, non ho detto niente. Allora, grazie dell'attenzione, alla prossima.